Ciao a tutti ragazzi, oggi di cosa parliamo? Parliamo del nuovo Polar Grit X Pro, lo sportwatch top di gamma di casa Polar. Vedremo aspetti positivi, aspetti negativi: e vi preannuncio che sono più gli aspetti negativi purtroppo. E vedremo se ha senso acquistarlo o se non ha senso. Ma iniziamo la recensione. Iniziamo dagli aspetti positivi così nel frattempo vi descrivo anche l'orologio. La prima cosa che mi è piaciuta è sicuramente la costruzione. Troviamo una cassa in acciaio con un vetro zaffiro eh, oleofobico quindi non trattiene le ditate. È una costruzione fatta veramente bene, l'orologio mi è piaciuto, ha un peso di 79 grammi al polso, non lo si sente neanche, utilizzato anche di notte per dormire, nessun problema. La costruzione mi è piaciuta veramente, veramente tanto e anche il cinturino è fatto bene, buon materiale, si asciuga velocemente, non dà irritazioni, è facilmente intercambiabile con il sistema dietro per poterlo sganciare. Dico la verità, la costruzione mi è piaciuta veramente tanto, è, è costruito molto molto bene. Il secondo aspetto positivo che mi è piaciuto è la sensoristica. Allora, Polar ha presentato un nuovo precision prime per quanto riguarda la rilevazione del polso. E mi sono trovato anche abbastanza bene, non sbaglio di tanti battiti, un 2-3 battiti giusto eh, rispetto a una fascia cardio, ma sappiamo che la fascia cardio è decisamente più precisa rispetto a un orologio da polso. Questo nuovo sistema implementa tre nuove luci per andare a capire la nostra, il nostro battito e è abbastanza preciso, come vi dicevo, affidabile. Secondo me è fatto, fatto bene. Ecco. Non è tra i migliori di tutti quelli che ho provato. Ci sono competitor che forse fanno un pochino meglio, però è abbastanza affidabile. Per quanto riguarda il GPS, anche lì abbiamo Golonas e Galileo. Va bene anche a camminare, a correre sotto alberi, in mezzo agli, ai palazzi. Prende bene, nessun problema. Prende velocemente. In qualche secondo aggancia il segnale, quindi anche il GPS va molto bene. Altimetro tramite il barometro, anche quello, nessun problema, va bene. Una cosa che però voglio segnalarvi è che quando comprerete l'orologio i sensori non saranno tarati di fabbrica, quindi bisognerà fare una prima calibrazione. Questo ve lo dico perché quando ho preso io l'orologio eh, all'inizio ho provato a utilizzarlo senza calibrarlo per vedere se era già calibrati e un giorno era 1500 l'orologio mi dava che era 800 metri, quindi prima cosa quando comprerete l'orologio calibriamo i sensori assolutamente. Tutti questi sensori a cosa portano? Portano ad avere all'interno dell'applicazione e sul sito la possibilità di vedere un sacco di informazioni, quale può essere la nostra condizione fisica, il tipo di allenamento che abbiamo fatto, quanto è andato a influire, possiamo andare a vedere la nostra salute, davvero tantissime informazioni che rendono questo orologio un orologio perfetto per chi comunque cerca un aiutante. Per i propri allenamenti e col quale tenerne traccia e poter andare a migliorare la propria performance. Il terzo aspetto che più mi è piaciuto è la rilevazione del sonno. Allora, qui secondo me Polar ha fatto veramente un'ottima implementazione. Perché noi possiamo avere tutte le fasi del nostro sonno, capire quando è fase REM, sonno leggero, quando ci svegliamo, quando ci svegliamo, soprattutto il nostro sonno se è andato a, a, a rigenerarci rispetto all'elemento che abbiamo fatto il giorno prima, quindi se il giorno dopo possiamo spingere o ci conviene magari fare un elemento un pochino più conservativo. Da questo punto di vista anche l'applicazione è fatta molto molto bene per il sonno, eh, poi non dà fastidio al polso. Diciamo, è, un, è forse l'orologio dove l'implementazione del sonno è stata fatta meglio tra tutti i produttori di sportwatch che ci sono. Quarto e ultimo aspetto che mi è piaciuto, eh, quella che sono una serie di implementazioni fatte da Polar e mi spiego. Ad esempio troviamo all'interno dell'orologio dei test, per il quale, dei test guidati con i quali poter andare a, cap a capire il nostro V2 Max, andare a capire quello che è la nostra soglia aerobica, la nostra soglia anaerobica. Una serie di test fatti molto molto bene, e allo stesso modo mi è piaciuto anche quella che è la funzione di respirazione implementata da Polar per farci rilassare, per poter regolare la nostra respirazione, anche qua completamente guidato. Mi è piaciuto anche il fatto di poter andare a inserire in base agli allenamenti dei promemoria per ricordarci quando mangiare, quando bere. Ci sono un sacco di piccole cosine all'interno dell'orologio che mi sono piaciute e fanno vedere che comunque Polar è un marchio storico che si occupa di sportwatch, di allenamenti, di professionisti. Purtroppo gli aspetti positivi finiscono qua, adesso iniziamo con gli aspetti negativi che dico saranno tanti. Il primo, la batteria. Allora, va bene che l'orologio è piccolo e la batteria all'interno è piccola, però Polar dichiara 40 ore di utilizzo con tutto attivo, tutto attivo, tutti i sensori al massimo. Io qua ho notato che orologio al 100% appena staccato dalla carica, quando vado a far partire un'attività mi dà generalmente 30-32 ore di, di utilizzo e già qua abbiamo perso 8 ore, che non so dove siamo finite Quando vado a utilizzarlo ho notato che durante l'attività in un'ora si scarica all'incirca del 4-5%, quindi Conti alla mano, riusciamo a farci più o meno 25 ore. E anche qua, sempre più a diminuire. Io posso capire, ho un orologio piccolo sicuramente avrà una batteria piccola, mi potrà fare 1000 ore di autonomia. Però se, mi, se poi ne dichiara 40 ed effettive sono 25, sta cosa non mi piace. Secondo aspetto che non mi è piaciuto, lo schermo. Va bene che è piccolo, che l'orologio è piccolo, ok? Però già che l'orologio è piccolo, non mi puoi mettere delle cornici così grosse che mi vai a ridurre ancora di più lo schermo. Va bene, poi comunque i campi si vedono, non è tanto difficile. Però quando noi andiamo a utilizzare la funzione trackback o la funzione di seguire una traccia, l'orologio si sente che è piccolo, che lo schermo è piccolo. Poi non è neanche tanto definito e soprattutto... Il touch, il touch non è per nulla buono, cioè è inutilizzabile il touch, davvero, è inutilizzabile Vi faccio solo un esempio, arriva una notifica, noi decidiamo di alzare la banda delle notifiche Prima che prenda il comando dovremo farlo almeno 4-5 volte, cioè alla fine non, il touch non lo utilizzerete letteralmente mai su questo orologio perché è inutilizzabile Terzo punto negativo, visto che ne abbiamo già parlato, non ci sono le mappe. Secondo me è un punto negativo perché comunque questo è il top di gamma di Polar. Cioè, non stiamo parlando di un orologio medio di gamma, va a far concorrenza ad orologi che le mappe le hanno. Quindi Polar, secondo me, doveva implementarle, cioè non può lasciare solamente il, la, il seguire la traccia, anche perché, vi dico la verità, mi sono trovato in difficoltà semplicemente seguendo la traccia, perché va bene se non abbiamo una svolta a destra e una svolta a sinistra, allora lì tramite la traccia lo capiamo, ma se abbiamo due sentieri che vanno più o meno per la stessa direzione per qualche centinaio di metri e poi si separano, e io come faccio a capire se prendo il sentiero di destra o il sentiero di sinistra? Devo, no, io ho dovuto utilizzare più volte... La mappa sullo smartphone nonostante avessi il track sull'orologio, quindi questa cosa sinceramente a me seguire la traccia non mi è mai piaciuta. Preferisco decisamente le mappe e su un top di gamma le mappe ci devono essere. Quarto aspetto negativo, tutta la parte smart, ok. Stiamo parlando di uno sport watch e non di uno smartwatch, però per un orologio a 500 euro, cioè sinceramente non mi piace per nulla. cioè Non è stata minimo curata, ma proprio zero, cioè è proprio stata fatta messa lì. Per dire sì, l'abbiamo fatta e finire la storia. Dall'applicazione non possiamo decidere con le applicazioni farci notificare, l'orologio ogni tanto va avanti a vibrare, cioè ogni tanto arrivano i messaggi, mi vibra l'orologio e va avanti a vibrare per due minuti senza che mi arrivino altri messaggi. cioè Devo togliere l'orologio e riavviarlo per farlo smettere di vibrare. Notifica letteralmente qualsiasi cosa, anche le notifiche che non ha senso notificare, cioè io sto andando in macchina a guidare con il navigatore sul telefono. Se tra 200 metri lo svoltare a destra e il navigatore mi dà 200, 190, 180 e via dicendo O lui ogni volta che il navigatore fa 190, 180 va a diminuire la distanza Meno notifica cioè, Sapete cosa vuol dire fare in città un quarto d'ora di navigatore con questo? Che questo vibra un quarto d'ora cioè sinceramente io mi aspettavo una parte di notifiche un pochino fatta meglio, con la possibilità di poter decidere cosa andare a notificare, magari anche con la possibilità di andare a rispondere a, a, con qualche messaggio preimpostato. Sicuramente un qualcosa fatto meglio, perché qua è veramente stata fatta, piazzata lì come per dire sì, vi di notifica anche i messaggi, ma fine. E su un top di gamma sta cosa non va bene. Quinto e ultimo aspetto negativo, l'usabilità mi spiego meglio io ho la fortuna sfortuna di poter provare tanti orologi di tante case diverse e prima volta che mi affaccio a un polar ho dovuto impararne anche come utilizzarlo quindi i vari tasti cosa facevano e via dicendo di solito nell'arco di qualche giorno lo imparo e non sbaglio quasi mai eh, andare a decidere i tasti e via dicendo ci credete che con questo polar sono settimane che lo utilizzo e ancora oggi sbaglio i tasti che senso ha che io quando vado a, a far partire un allenamento devo utilizzare un tasto per fermarlo un altro per farlo ripartire un altro? però se voglio fermarlo devo utilizzare un tasto ancora diverso. Cioè, va bene che ci sono cinque tasti e sicuramente è molto più facile utilizzarlo rispetto a utilizzare anche il touchscreen, però. Cioè... Ragazzi bisogna fare un'implementazione diversa, eh, bisogna fare un software molto più semplice da utilizzare, cioè quel tasto serve per far partire, far fermare l'allenamento per entrare negli allenamenti va bene. Però no, cioè, io avrei preferito veramente il tasto centrale dedicato a far partire, fermare e stoppare gli allenamenti, il tasto basso solo per tornare indietro. Sarebbe stata la cosa più semplice e decisamente più semplice da utilizzare tutto l'orologio. Perciò tiriamo le conclusioni, vi consiglio questo orologio. Sinceramente no, no perché allo stesso prezzo ci sono degli orologi di altri competitor di altre case che offrono decisamente di più dal punto di vista un po' della sensoristica, ma soprattutto magari della batteria che magari hanno le mappe eh, più semplici anche da utilizzare con uno schermo migliore, magari schermo non touch ma migliore. Quindi, sinceramente, a cioè, 500 euro questo orologio non ve lo consiglio, dovesse scendere di prezzo. Arrivare attorno ai 350 euro entrerebbe in una fascia di mercato completamente diversa e a quel punto avrebbe senso questo orologio. Ma adesso, come adesso, 500 euro, secondo me questo orologio veramente non ha senso. Perciò, ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente ed esaustivo anche per questo video, io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao!